ma quando ho cantato questa canzone mi sono accorta che le persone si emozionavano, e allora io con questo timbro un po' basso che tende a drammatizzare ho capito che forse dovevo contare sulle emozioni, e così feci. Un pomeriggio della vita ad aspettare che qualcosa tu indovinare il viso di qualcuno in chi ti passa accanto, tornare indietro un anno, un giorno, per vedere se per caso c'è e sentire in fondo al cuore un suono di cemento. Mentre ho già cambiato uomo un'altra volta, come si cambia per non morire, come si cambia per amore. Con gli occhi verdi e brillantina, seguito e mina, certo che verrà, acide la pioggia sopra le mie spalle nude, e dentro un taxi nella notte, aver freddo e non sapere dove, sopra un letto di bottiglie rotte, strapazzarsi il cuore. Veramente il primo evento dei tre che la Calabria tutti stanno partecipando questa sera, il pubblico delle grandi occasioni qui al Palagallo, e siamo felicissimi, ma non finisce qui. Come noi sappiamo, stiamo aspettando l'evento che caratterizza veramente la primavera della Calabria, con il concerto di Biagio Antonacci. Finalmente possiamo dire che i calabresi non vanno fuori a vedere Biagio Antonacci, ma è Biagio Antonacci che viene in Calabria, quindi tutti i fan lo stanno attendendo da tempo, il palazzetto è tutto esaurito come si prevedeva e siamo contentissimi. Finirà poi quello, il principe della musica, con un altro grandissimo evento come quello di Francesco De Gregori. Francesco De Gregori è musicalmente un uomo cambiato, e il suo grande concerto che sta facendo sold out in tutti i palazzetti, lo vedremo con tutti i migliori i suoi pezzi della storia, quindi in tutti i palazzetti sta raccontando veramente i suoi grandi successi, e anche la Calabria sono sicuro che farà la sua parte con il pubblico, anche lui delle grandi occasioni. Diciamo che la Calabria è nella cartolina dei grandi eventi d'Italia, quindi anche se il nostro palazzetto non fa numeri importanti come i grandi palazzetti che ci stanno a Roma, a Milano, nelle grandi città, però prima non c'era, oggi c'è, quindi un grande sforzo della SM Musica, una grande collaborazione. Voglio ringraziare la provincia di Catanzaro, la presidente Enzo Bruno, che
che ha collaborato in questo progetto, e ringrazio anche l'amministrazione comunale di Catanzaro che si è dato disponibile per mettere in sicurezza questa struttura. Quindi se noi abbiamo le strutture, non siamo meno a nessuno, riusciamo a fare i grandi eventi come tutte le altre città d'Italia. Ho sempre ringraziato il pubblico, che è il grande sostenitore, che purtroppo, o per un motivo o per un altro, diciamo, viste le capienze del Palacorvo, che sono ridotte rispetto alle altre strutture, abbiamo dovuto fare dei prezzi molto alti per la nostra regione, però in tendenza in linea con quelli nazionali. E ho sempre detto che la collaborazione fra pubblico e privato è necessaria, perché oggi con la grande crisi, con le grandi ristrettezze anche delle amministrazioni, che ci sono sempre meno fondi per la cultura, lo spettacolo, il turismo, io dico che se facciamo forza unica riusciamo a farlo, perché le cose li sappiamo fare. La SM Musica sono in 21 anni della sua esistenza, non ha avuto mai un fermo, quindi stiamo lavorando anche per l'estate, e sicuramente faremo la gioia di tanti spettatori, e grandissimi artisti saranno presenti in Calabria, sicuramente faremo la nostra parte per un'estate 2015 di grande sorpresa. Parte prima la passione per questo lavoro, perché il rischio è notevole, molto alto, quindi se non c'è la passione non si fa nulla. Poi io, come ho sempre fatto, voglio ringraziare una squadra di lavoro, una sinergia di tante persone che lavorano per un unico progetto, che è portare i grandi eventi in Calabria. E ho sempre detto che la SM Musica non è solo Maurizio Sanese, ma sono tante famiglie che lavorano su questo progetto, quindi oltre alla cultura, allo spettacolo, attività economiche, attività produttive, ma portiamo anche posti di lavoro.